a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei continuare sempre, perché ormai la cosa mi è piaciuta, mi ha gasato particolarmente. Vorrei parlarvi sempre delle categorie di persone che odio. Oggi, vivendo a Messina, sarà successo anche a voi, vi voglio parlare di quella categoria che in realtà è tutta maschile, di persone, quindi uomini, ragazzi, anziani, che ti, come dire, sconcicano, fanno commenti. Allora, ce ne sono diverse, ma quelle che io proprio odio di più in assoluto sono i vecchietti, o meglio i vecchietti, quelli age, piuttosto age, che ti urlano per strada: complimenti alla mamma! Che vuol dire complimenti alla mamma? Cioè, tu stai facendo il complimento a me e il complimento alla mamma? Cioè, capisco che per l'età che hai, giustamente, ti vuoi rivolgere a un target diverso, che sia quello di una ragazza di 20 anni, e quindi pensi che mia madre ne abbia giustamente di più. Ma allora fagliere a mia mamma i complimenti, cioè ti do il numero se vuoi, no? Altra categoria sono quelli là che per strada, così per sport, per scherzo, ti suonano. Mi stai investendo? No! Quindi che cacchio mi suoni a fare? Cioè, oppure quelli: ps, ps, devi fare la pipì? Un'altra cosa che mi è successa, e questa mi è successa in realtà quando ero un po' più piccola, questa è fantastica, ero un po' più piccola, aia, ero un po' più piccola e avevo anche una abbondanza sul davanti che ad oggi non c'è, perché nella vita mai una gioia, sempre. Comunque, potevo avere, non so, 15-16 anni, estate, camminavo per il Duomo, per cui toppettino, cose, quindi con un po' di roba in vista, ma niente di che, cioè non mi sono mai vestita in maniera troppo volgare, ok? Ora io vi dirò quello che ci siamo detti io e questo tizio, però non userò alla lettera le parole dialettali che ci siamo scambiate, perché tutto il discorso è avvenuto in dialetto, ma cercherò di tradurvelo in un italiano colto per non suscitare in voi un senso di schifo. Ok. Per quanto accaduto, comunque camminavo tranquillamente per la mia strada, per i fatti miei. Questo qua si rivolge a me con un tono che, beh, sicuro non c'aveva niente di buono. Sono un carino ragazzo. Quelle ragazze che mi piacciono a me, mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex. E mi dice: mia cara donzella, ma tutti quei semi sono tutti tuoi? Lavoro, zappo, a vigna. Ok, io mi giro e con un fare da camionista, con tutto il rispetto per i camionisti, ti rispondo: ma perché tu i tuoi genitali li spartisci col tuo pater familias? Ora, il tutto è avvenuto in dialetto, però il succo era quello. E questo qui, devo dire, si è veramente molto spaventato in realtà, perché discutevamo l'altra volta con una mia amica proprio di questo, che se tu poi gli rispondi, quelli si spaventano, perché non se l'aspettano. E infatti ricordo la scena di lui che, terrorizzato, prende e se ne va. Run. E io ero ancora lì, tipo così, in posizione da quattara, pronta di allora? Quindi comunque, io, cioè, vorrei capire questa categoria di uomini, no? Pissi pissi bau bau, ma chi? Ma che si lesionato? Ma che si lesionato? Ma che si lesionato? Cioè, ma che mi vuoi dire? Cosa? Smettetela, ok? Piuttosto venite a parlarci, piuttosto, non lo so, regalateci una rosa del Marocchins, che tanto passano sempre comunque. Ok. Cioè, cosa sperate di ottenere? Ma qualcuno ve l'ha mai data dopo aver fatto una cosa del genere? Cioè, per oggi questo video finisce qui, perché se penso a queste cose, mamma, mi partono i nervi, quindi poi sto male tutta la giornata, quindi basta. Arrivederci, iscrivetevi al canale, mettete un like, fatelo, commentatemi se anche a voi succedono queste cose, specialmente al popolo femminile. E voi, popolo maschile, ditemi se vi è mai capitato di fare una cosa del genere, magari quando eravate piccoli e immaturi, perché sottolineo una cosa, dai, immaturi. E niente, quindi ci vediamo nel prossimo video, ciao cari.